Un altro ragazzo ammazzato a Napoli, 19 anni, Sant'Ermano, San Sebastiano al Vesuvio, ammazzato senza motivo. Ad aver innescato la sparatoria, un pestone a un piede, scarpe nuove. Oltraggio, pistola tirata fuori, sparare all'impazzata, prendere due persone, un ragazzo al gomito ferito e Sante Romano. 19 anni, ammazzato, preso al petto. A poche settimane dalla morte di Emanuele Tufano, lì la dinamica sembra molto diversa. Morto giovanissimo anche lui. Emanuele Tufano, 15 anni, Sante Romano, 19 anni, ammazzati, sparati. Sante Romano non era un camorrista. Non abbiamo dubbi su questo. Era un calciatore. Perché si muore così? Si muore così perché Napoli è la città con più armi d'Europa. Con più armi disponibili d'Europa. Esiste una dinamica orrenda, delirante, interna a quella che dovrebbe essere la società civile napoletana, che pensa che sia il racconto criminale a ispirare i camorristi o i violenti. Che infinita stupidaggine. Il racconto svela queste dinamiche. La responsabilità è nelle armi, la responsabilità è nei comportamenti, nella formazione, nella disperazione, nella disoccupazione, nell'ignoranza, nelle gerarchie, nell'impossibilità di vedere investimenti in cultura, investimenti nell'intrattenimento. Io sono cresciuto in quelle terre, ci stava niente, niente. Quando aprivo una scuola di teatro, quando c'era qualcosa, sembrava un miraggio, un sogno. E quindi nel deserto, per farti valere, per essere qualcuno, siccome non c'hai la chitarra, non c'hai la possibilità di esprimerti, di disegnare, di poter lavorare in un'officina con uno stipendio dignitoso, di realizzarti, tutto è semplicemente chi sei tu, chi sono io. Cioè, traduco per i non napoletani, quanto vali tu e ti faccio vedere quanto valgo io. A volte a parole, a volte con i vestiti, a volte mostrando che sei un conquistatore, a volte impennando sul motorino e sempre più spesso sparando. È così che muore Sante Romano. Nel 2023 Francesco Pio Maimone, ragazzo innocente che sognava di fare la cosa più napoletana possibile, il pizzaiolo, viene sparato a Mergellina. Non stava facendo nulla, null'altro che stare con un amico. Un ragazzo di Barra, incredibilmente con lo stesso nome, Francesco Pio, Francesco Pio Valda, membro invece di una famiglia criminale, rispondeva a un pestone sulle scarpe nuove e rispondeva a un pestone sulle scarpe nuove sparando a caso, caccia la pistola. Amici gli dicono: ma che fa questo Fir? Non è vero, cioè è una pistola finta, una replica. E lui inizia a sparare. Francesco Pio si guarda il petto, sente bruciare. È finito. L'hanno ammazzato così. Non vedrete mai il primo ministro andare in città a affrontare questo. Solo il circo di Caivano che, come vedete, non è servito a niente. Non vedete il ministro degli interni che non sa neanche come affrontare queste cose. Chiama il questore, ordina qualche arresto. Non hanno competenza, non hanno conoscenza. Vengono dal margine della politica, dalle trust, dalle mediazioni. Non hanno nessuna conoscenza sociologica, antropologica, né dei territori, né come queste cose possono essere affrontate. Probabilmente non hanno neanche le risorse. Non ne parlano. I dibattiti ormai li ascrivono a fenomeni marginali. La società civile napoletana, un pezzo di borghesia, non prende su di sé la responsabilità e quindi dà la colpa a chi racconta queste storie. Vorrebbero che fossero sepolte. E da sempre va avanti questa storia, no? Prima c'era il camorrista di Tornatore, un capolavoro, davano la colpa a quel film. Prima ancora davano la colpa a cosa? Mario Merola, quindi all'immaginario della sceneggiata. C'era sempre
una responsabilità data dalla rappresentazione. Preferivano il silenzio, preferiscono anche oggi il silenzio, che si parli del turismo, degli spritz, della mega opera messa di fronte al Maschio Angioino, di film Dolce Gabbana, insomma, di questo tipo di Napoli qui, mentre si muore, ammazzati a 19 anni per un pestone. E dall'inchiesta su Emanuele Tufano, sulla sua morte, emerge uno scenario talmente inquietante che dovremmo essere invitati in dibattiti, analizzare continuamente, insomma, innescare quella necessaria attenzione che serve, forse, non ci credo più, alla politica per poter intervenire, per trovare risorse. Zero. Dicevo, emerge dall'inchiesta sulla morte di Emanuele Tufano che si sono fronteggiati 8 scooter di una fazione, 8 di un'altra. Si parla che ad aver sparato, non si è capito dalle informazioni filtrate, se proprio aver sparato alla schiena o aver semplicemente sparato contro, diciamo, la paranza avversa, un killer, parola pesantissima, diciamo, un ragazzino di 12 anni. Non sappiamo se è stato lui a sparare direttamente Emanuele, come dicevo, o semplicemente a essere gruppo di fuoco. 12 anni, 12 anni. C'è tutto un racconto qui da fare, i social cosa creano, l'orrore del non riuscire a essere altro che aspetto e violenza. Insomma, possiamo parlare di tutto, dei modelli, della musica, di tutto. Ma la responsabilità politica e sociale è innanzitutto formativa, lavorativa, familiare. Si continua a morire per niente. Si continua a morire a 15 anni, a 19 anni, 2 in poche settimane. E la politica non deve neanche rispondere. De Luca non risponderà. Il ministro degli interni non risponderà. Questi fatti mettevano in crisi un potere politico. Lo pressavano. Nell'epoca in cui veniva contestato Antonio Bassolino, rispondeva e come. Io stesso, no, spesso criticavo per come rispondeva o per come affrontava, ma c'era un'immediata risposta, un'interpretazione. C'erano anche solo le competenze per poter affrontare. Adesso niente, per De Luca è niente, per Giorgio Meloni è niente. Per Piantedosi, ecco, adesso mi è tornato in mente il nome. Nulla. Delegano la repressione. Non sanno neanche come affrontare, sentono che chi li vota e chi li contrasta non li misura neanche su queste vicende. Nell'Italia dove tutti spiano tutti, nell'Italia del ricatto, in questo paese perduto, la morte di Sante Romano, ragazzo, calciatore, ammazzato per un pestone dato una scarpa nuova, genera veramente un'immensa amarezza. Mi veniva in mente uno sketch e me lo sono immaginato così. Vi ricordate uno sketch tipico che viene ripetuto spesso da diversi comici? Qualcuno che dà un pestone a un altro e l'altro, quando si accorge, no, di aver pestato le scarpe, dice «Oh, scusami!» e l'altro fa «Azze, scusami! Tu mi fai la lettera!» Cioè, tu mi devi fare la lettera, come si usa quando c'è un incidente stradale, no? Non è che poi fai un incidente e dici «Ah, scusa!» Ecco, quell'immaginario quotidiano, avrò vissuto queste dinamiche quando ero ragazzino milioni di volte. Diventa tutto tragico quando c'è una pistola mantenuta dall'elastico della mutanda, che la pistola non si tiene dietro sul coccige. Si dice, no, sempre mantenuta da 2 elastici, la cintura e l'elastico della mutanda. Se tu c'hai una pistola lì, la userai e non vedi l'ora di poterla tirare fuori e far vedere chi sei. A morire è una persona che spesso si trova semplicemente sulla traiettoria, o qualcuno che ti ha pestato la scarpa o che ti ha guardato. Questa è la realtà e continuerò a raccontarla. Orrore per questa borghesia napoletana che invece dà la responsabilità al racconto, alla rappresentazione, e non a chi ha responsabilità di questi comportamenti. Non affronta neanche i motivi, le cause. Neanche sanno disarmare questa città. Vabbè, ora che avete ascoltato questo video, uscite da internet e vivete.